Pardon di Naso Matto. Delle sue fragranze, quella più del momento, perché contiene un materiale che si chiama oud, che sta facendo letteralmente impazzire gli arabi. Iniziamo come al solito dalla frasetta. Questa bottiglia di profumo fa parte del progetto Naso Matto. La fragranza mira ad evocare l'aura suadente del fascino e dell'eleganza maschile. A mio avviso l'ispirazione qui è il dandy. Se voi incontrate Alessandro Gualtieri di Naso Matto, come ho fatto io, o se guardate anche semplicemente l'immagine, vedete che sicuramente lui dall'epoca dei dandy si è sicuramente ispirato moltissimo, dai baffetti al cappellino, alla sua aplomba, alla sua eleganza. È un'esperienza anche incontrarlo, come provare anche uno delle sue fragranze. Pardon. Mentre evapora, intanto vi dico due paroline sull'oud. Oud, che si scrive OUD, viene da una pianta che si chiama Aquilaria ed è una pianta che cresce nel sud-est asiatico. E questa pianta ha una particolarità, ha dei frutti che piacciono molto a un animale, di cui non ricordo il nome, sinceramente. Questo animale, sfregandosi, lascia i batteri che sono presenti sul pelo e in generale sulla pelle di ognuno di noi, e si ferisce anche, quindi lascia anche del sangue, sfregandosi su questa pianta e il contatto tra questi batteri e la pianta genera nella pianta un'infestazione che, come esattamente per la nostra pelle, provoca una sorta di infezione, e questa infezione fa creare una specie di resina, il cui trattamento porta ad ottenere l'olio essenziale di oud. Detto così fa schifo, sì, mi rendo conto che non possa. Perde tutto il suo lato intrigante, però se sentite l'oud, come nota, è veramente unica. È una nota molto scura, è una nota molto torbida, ecco. E trattata in un modo corretto e inserita in un accordo in un modo corretto, crea un qualcosa di veramente, come dire, ti dà un tono appunto un pochino più scuro e un pochino più virile. Però non è una virilità come quella di cui per esempio abbiamo parlato di Duro, che è una virilità ostentata, appunto Duro, non faccio neanche, non penso neanche a chi ha parlato di avercelo duro o cose del genere. Però non è una virilità ignorante, quella dell'oud è una virilità un pochino più sottile. E infatti, secondo me, anche l'associazione con il dandy è un'associazione corretta. E per quanto riguarda invece quello che può essere il contenuto di questa fragranza, sicuramente appunto l'oud, ci potrebbe essere dentro, per esempio, la fava tonka, che dà quel sapore un pochino più mandorlato. Qualcosa come anche il sandalo come fissativo finale. Sì, lasciandolo anche un po' qui, un po' è cambiata. Ecco, sa di, come posso dire, sa di vintage. Cioè, quando andate in un negozio come quei negozi inglesi con tutti i tappeti per terra, oppure che ti immagini con delle pareti scozzesi con una trama scozzese che sa un po' di polveroso, ecco, è stato bravissimo a far venire fuori questo lato proprio polveroso, che non è, insieme all'oud lo rende moderno, cioè lo rende contemporaneo, non polveroso nel senso di antico. Però sentendo questa persona, cioè annusando una persona che ha su questo tipo di profumo, ti aspetti che non abbia un cellulare, che non abbia un tablet, ti aspetti che scriva tutto sui fogli di carta. Questo è il mio commento e fatene altri anche voi qua sotto. E fatemi sapere poi quali altre fragranze volete di cui parli. Ciao, a presto!